Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi trovo nella zona PIP del comune di Gravina. Vabbè, una zona abbandonata a se stessa, che in questo periodo è diventata anche una discarica a cielo aperto perché è partito il servizio di raccolta differenziata e la gente, ecco, si libera di ogni tipo di rifiuto, amianto compreso. Qui che è una zona dove non c'è videosorveglianza e di notte ecco, i furbi a danno degli altri imperversano. Ma siccome è stata ampiamente documentata sui social da chi lavora e ha investito in questa zona il degrado, oggi vorrei invece parlarvi di questa struttura imponente che 7 anni fa, credo, all'incirca è stata, diciamo, inaugurata un centro direzionale con questa torre che doveva ospitare l'Unicam, prima, quella unione dei comuni che ha fatto poi partire, la gara tramite Consip, una gara da, 145 milioni di euro che, ci ha visti, cambiare dopo 22 anni di servizio della Tradeco con la Tecnoservice e Raccoglio. E poi ci dovevano venire i vigili che sono andati invece temporaneamente su alla fiera e che invece dovrebbero essere allocati in pretura, dove nel 2013, ricordo, furono stanziati 200.000 euro. Sono passati 5 anni e non abbiamo ancora trovato una soluzione. Ma ecco, questa struttura è abbandonata all'incuria più totale e chi ci lavora, perché c'è gente che che ha investito, vive una situazione paradossale dove non si sa a chi arriva la bolletta dell'acqua, non c'è un condominio, però poi ci sono i lampioni che sono diventati un attrezzo ginnico per le lumachine che le ricoprono in buona parte. Ci sono le pareti che, ecco, hanno delle crepe abbastanza evidenti, c'è una risalita perché evidentemente all'interno, cioè nel sotterraneo, avevano pensato di fare dei parcheggi, poi ci hanno ripensato perché forse costava troppo, le hanno fatte un po' così, senza il vespaio, senza una buona intercapedine, senza la coibentazione. E oggi succede, che tutte queste strutture hanno una risalita che ogni volta li costringe a dover mettere mano al portafoglio, ma è sempre una cosa tampone. Qui, vedete, c'è quella copertura di 7 metri di sbalzo che 2 anni fa, meno male, non si fece male nessuno, in una sorta di uragano volò via ed è rimasta così. E questa struttura è chiusa e abbandonata. E come vedete, ci sono tutte le erbacce che naturalmente aspettiamo che il sole secchi definitivamente, ma nessuno viene a tagliare. E ci sono questi pali che, pur avendo luce, di notte sono al buio. Poi tutti questi battiscopa, queste cose divelte che nessuno sistema e l'abbandono di una cosa pubblica, per cui sono stati investiti, se non ricordo male, 1.850.000 euro di fondi comunitari, che se solo venissero a controllare probabilmente saremmo anche costretti a giustificare o a restituire. Ecco, un abbandono enorme. E qui si sono aperte sale del commiato, la vigilanza, ma come vedete ogni angolo lascia il segno a questa risalita, come dire, di umidità che deturpa e mette in pericolo la pubblica incolumità, perché quando piove questa trave si sta inarcando, si sta arcuando e potrebbe cedere. E anche la scossalina messa lì a protezione
non sta evitando il peggio. Abbiamo anche un centro per Alzheimer che purtroppo deve combattere con un ambito territoriale che andrebbe commissariato e ci sono i problemi legati alla quota sanitaria e ai regolamenti regionali perché si dorme a sette cuscini nonostante tutti i giorni si stia lì a cercare di stimolare e di stimolarli e poi qui ognuno alla meno peggio cerca, come dire, di evitare cadute alle persone e come vedete è stato fatto a spese di chi qui ha investito una sorta di, come dire, di guaina in cemento per coprire le buche e poi ogni volta che crollano questi gradoni che sono oltre che pericolosi non sono un bel vedere, qualcuno li deve alzare, ma si stanno rompendo. Poi magari se si vuole mettere un giardino per abbellire, qualcun altro si lamenta dicendo che si deturpa tutto in una realtà che diventa sempre più fatiscente. E la cosa ridicola è che queste luci che vedete qui di notte sono sempre spente perché pare che questa strada sia oggetta di contenzioso e non si conosce bene quale possa essere, diciamo, la tempistica e quando non è estate, che il sole ci illumina fino alle 9 di sera, d'inverno che alle 4 è buio, c'è chi deve riaccompagnare gli anziani a casa o chi deve venire a trovare il proprio congiunto nella sala del commiato, piuttosto che alla vigilanza o alle altre strutture che ci sono, ecco, deve brancolare nel buio. Dico, Sindaco Alessio Valente, dico, per quanti soldi noi spendiamo? Dico, non ritiene che almeno le luci all'interno della struttura possano essere accese? Dico, il Comune dovrebbe trasferire gli uffici qui, perché dovrebbe farlo rivivere? No, ci doveva essere un bar, perché io adesso se voglio comprare una cosa da bere sotto il sole non posso farlo, ma dico, io sono venuto una volta, ma chi ci lavora magari ha più esigenze. Abbiamo strutture enormi che non vengono sfruttate ed è veramente ridicola la questione, oltre che pericolosa. Qualcuno si è arrangiato con dei fari di proprietà, perché sennò, insomma, come si fa? Ma è chiaro che per accedervi devi parcheggiare, devi fare dei passi. Questa struttura abbandonata, sporca, sono tutti uffici comunali che avrebbero potuto ospitare, che so, il centro per l'impiego, visto che paghiamo l'affitto, o si diceva ai vigili che qui avrebbero il posto anche per metterci le auto. O cos'altro, voglio dire, ma poteva anche diventare uno spazio di coworking dove, ad esempio, si potevano dare spazi alle start-up per evitare di non pagare l'affitto. Qui c'è un'altra ditta, c'è un ascensore che evidentemente non funziona ed è abbandonato a se stesso. Siamo qui, siamo a Gravina, dove le lucertole trovano un ambiente naturale semiabbandonato, dove le lumachine tra pilastri e pali della luce trovano spazio, non è pulita, non è curata. Questi scivoli per agevolare chi ha difficoltà di ambulare sono sempre più corrosi dall'incuria e dal maltempo. Questa è la gestione della cosa pubblica a Gravina che naturalmente spende soldi della collettività e poi abbandona tutto a se stesso. Di esempi ne potrei fare tanti dico, dalla piazza di Via Genova,
chiusa e non ha mai poi avuto una vera vocazione. Ma possiamo parlare di Santa Sofia, possiamo parlare del Museo Civico, possiamo parlare della Casa di Tarzan e del Parco Robinson, possiamo parlare di Marcuccio al Bosco, possiamo parlare del Castello Svevo, che è sempre chiuso. Possiamo parlare di un sacco di luoghi, insomma, no? Poi invece ci sono delle zone franche che dove abitano abusivi, che non hanno manco diritto ad avere un bidone che poi gli viene tolto e questi buttano in via Vittorio Veneto la monnezza per strada. Ecco, questo è lo stato di salute di quest'area. Io, come dire, voglio augurarmi che almeno vengano a tagliare un po' l'erba. Abbiamo una ditta che si occupa del verde pubblico, nel contratto con la Racoglio è probabilmente anche previsto, o qualcuno dovrà venire a farlo, perché non è un bel vedere. Qui arrivano persone e sembra di entrare in una struttura dove le insidie sono tante e ci si può far male, ma soprattutto non è un bel vedere, perché è così. Io cercherò di sollecitarli oltremodo, nella speranza che possano convincersi che, ecco, non è più tempo di pensare a curare gli orticelli di qualcuno, ma bisogna concentrarsi a curare gli interessi della collettività. C'è gente che poi ha investito e scappa via. Prima parlavo con un'altra persona che è intenzionata ad andare via, perché è chiaro che qui manca l'essenziale, non c'è neanche lo stimolo ad andare avanti, perché tutto si sta sgretolando. Sì, come questo pavimento si sgretola, e questo è quanto. Gravina, zona PIP, e per oggi è tutto. Grazie.